Onorevole Salvini. Grazie Presidente, ma questo mi sembra il tempio dell'ipocrisia e del razzismo. Bisogna aiutare gli immigrati che scappano dalle guerre e dalla fame, dite. Le stesse guerre che questa Unione Europea sostiene, alimenta, penso alle primavere arabe, e la stessa fame che le regole idiote di Bruxelles e una moneta unica senza senso stanno riportando non in Africa, ma in Italia e in Europa. Aiutarli a casa loro, spendere i quattrini che stiamo sbattendo via con Mare Nostrum e con Triton è l'unica soluzione. Non aiutare gli scafisti. Il governo britannico ha fatto bene a dire io non ci metto una lira per aiutare gli scafisti a alimentare un nuovo schiavismo. Quindi mi piacerebbe che ci fosse più Gran Bretagna qua dentro e meno ipocrisia. 3.000 morti annegati, 150.000 immigrati sbarcati in Italia, di cui solo il 10% rifugiati, gli altri immigrati illegali, e tanta gente che ci guadagna milioni e milioni di euro. Questo è schiavismo, non è generosità, i confini se hanno un senso vanno difesi e come Lega non ci stancheremo mai di ripetervelo fino alla fine, fino alla fine, fino alla fine. Troppo facile battere le mani a Papa Francesco quando si alza e se ne va e poi Papa Francesco lascia un'aula come questa che spende miliardi di euro per alimentare nuovo disagio sociale, nuovo caos, nuovi conflitti nelle nostre periferie, non per aiutare gli immigrati e tantomeno per aiutare i cittadini europei.